26 aprile 2013 i ragazzi di Larian Studios hanno festeggiato la chiusura con pieno successo del loro primo progetto Kickstarter, dedicato a Divinity Original Sin. Il ritorno al loro distintivo brand si presenta come prequel dell'originale Divine Divinity e per la prima volta abbandona il combattimento in tempo reale di stampo hack and slash, proponendo invece un sistema a turni. A questa netta revisione delle meccaniche di gameplay si affianca la volontà di creare un vero e proprio gioco di ruolo, dove la libertà sia davvero tale e le scelte abbiano un profondo impatto sul mondo di gioco e sulla trama. Sin dai primi istanti, il gameplay di Divinity Original Sin non nasconde le sue radici, calate a fondo negli anni d'oro del GDR occidentale. Se la visuale isometrica e i dialoghi a scelta multipla non bastassero, a ulteriore conferma c'è anche un incedere che potrebbe inizialmente disorientare i giocatori più abituati a produzioni recenti. Sebbene il log delle quest permetta di mantenere un discreto ordine nei numerosi incarichi, la totale assenza di suggerimenti a schermo lascia totalmente nelle mani del giocatore la soluzione delle molte avventure proposte. I dialoghi presentano un'importanza fondamentale nel contesto, configurandosi il più delle volte come l'unica via per raccogliere informazioni sensibili in pieno vecchio stile ruolistico. In altre parole, l'incedere in Divinity Original Sin è di quelli lenti e compassati, del tutto sconsigliabile per i più devoti all'esperienza a base d'azione. Accanto a questa offerta contenutistica molto sfaccettata, va considerata anche la notevole libertà d'azione offerta dal contesto, per volontà degli sviluppatori assolutamente slegato da qualsivoglia costrizione. In altre parole, decidendo di uccidere un personaggio sensibile della storia, non si andrà incontro al classico game over. Magari ci si complicherà la vita, rendendo più tortuosa la soluzione delle missioni adesso legate, ma tutto avverrà con naturalezza, senza vicoli ciechi. La medesima caratterizzazione, aperta e imprevedibile, che contraddistingue l'elemento esplorativo di Divinity Original Sin, si riflette anche sul sistema di combattimento. Per quanto il modello a turni stia solo recentemente tornando alla ribalta in ambito GDR, il funzionamento può risultare intuitivo anche a chi non vi si sia mai cimentato. Questo anche grazie alla buona interfaccia, con i punti azione disponibili ad ogni turno messi bene in evidenza. Muoversi, bere una pozione, attaccare o lanciare un incantesimo e altre simili operazioni avranno tutte un costo in punti azione, la cui riserva verrà resettata solo all'inizio di ogni nuovo turno. Naturalmente, ad una maggiore potenza delle offensive corrisponderanno anche tempi di cooldown più lunghi. Le due classi da noi provate, ladro e mago, non si discostano dalla tradizione, ma si nota con piacere come le abilità siano state studiate per dare il meglio di sé quando utilizzate sfruttando i benefici da esse offerti in collaborazione con l'altro membro del gruppo, con un'evidente strizzata d'occhio a quella cooperativa online a due giocatori che per il momento ancora non è possibile provare. Il sistema funziona già fin d'ora molto bene, ma a renderlo ancora più particolare ci pensa un'inaspettata reattività degli ambienti di gioco. Lanciare una palla di fuoco non significherà soltanto danneggiare i nemici, ma anche un eventuale compagno nei paraggi, incendiando nel frattempo il suolo e distruggendo gli oggetti vicini, a volte con effetti anche importanti sull'andamento della battaglia. In un particolare frangente ci è capitato di sfruttare un interessante combo, facendo cadere una pioggia magica sui nemici e poi ghiacciandola, con il risultato di farli scivolare ripetutamente a terra. Un sistema simile si presta chiaramente a un gran numero di sperimentazioni e soprattutto a volte presenta risvolti imprevedibili. Le ore trascorse in compagnia di Divinity Original Sin ci hanno lasciato un'ottima impressione. Il lavoro di Larian presenta una densità di contenuti e una cura al dettaglio invidiabili, il tutto inserito in un contesto dinamico, in grado davvero di trasformarsi e reagire in base alle azioni del giocatore. Data la natura apertissima del contesto, trarre conclusioni in merito alla visione d'insieme non è facile. Quel che è certo è che il crowdfunding è stato sfruttato con pieno successo e il nuovo lavoro dei Larian è balzato di diritto in cima alla classifica dei GDR da tenere d'occhio nel prossimo futuro.